canto a pagina 95. Sia una sola cosa, perché il mondo veda, che sia un solo amore, perché il mondo veda. La 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 la. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. In questa domenica terza del tempo ordinario abbiamo già avuto due sottolineature. La sottolineatura del canto iniziale, che siano una cosa sola, siamo infatti nella settimana per l'unità dei cristiani. La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica, come diremo nel Credo, e preghiamo che questa unità si manifesti, si riveli, si veda attraverso la comunione di tutti i battezzati. Quindi siamo chiamati in questa settimana, che va dal 18 di gennaio fino al 25 di gennaio, a pregare proprio che tutti i cristiani, tutte le confessioni cristiane possano convergere verso questa unità, che si renda visibile, che non sia solo una verità intima, profonda, ma che diventi anche esteriore, visibile. Secondo punto, abbiamo intronizzato la parola attraverso la processione con l'Evangeliario, con questo grande libro che si chiama Evangeliario e che ha tutti i Vangeli al suo interno, proprio perché oggi è anche la Domenica della Parola di Dio, voluta anni fa da Papa Francesco e portata avanti ogni anno. Ecco, allora chiediamo che il Signore ci doni una parola capace di convertire i nostri cuori. Noi riconosciamo i nostri peccati, riconosciamo di avere bisogno di conversione e presentiamo a Lui la nostra richiesta di perdono. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, è venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore e Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore e Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria. Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo amato Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Giona. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio. Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Dal libro del profeta Giona. Chi è il profeta? Ecco, il profeta è colui che anzitutto ascolta una parola che non è sua, ma che è di Dio appunto, la accoglie nel proprio cuore, nella propria vita, e poi la annuncia agli altri. E quindi anche noi cristiani dovremmo essere profeti e profetici con la nostra vita, cioè essere uditori della parola di Dio, ascoltatori della parola di Dio e poi capaci di annunciarla agli altri, cioè di far percepire agli altri, non solo con le parole ma con la nostra stessa vita, che il Signore è presente e vuole entrare in relazione con noi, ci rivolge la parola, esattamente come fece col profeta Giona. Inizia così la prima lettura: fu rivolta a Giona questa parola del Signore, fu rivolta. Questo significa anzitutto che Dio ci parla, ci coinvolge nella relazione con Lui, perché se tu parli con qualcuno significa che vuoi entrare in relazione con Lui, vuoi entrare dentro una dinamica di scambio gratuito, di scambio amorevole, ma comunque in cui c'è un dare e un ricevere, in cui c'è una reciprocità. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore. E questa parola che il Signore ci rivolge non è tuttavia fine a noi stessi, ma è sempre per una missione. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Alzati, va, annuncia ad altri. E quindi la parola che Dio ci rivolge è da portare agli altri, e Lui ce lo chiede: portala agli altri. Siate cioè discepoli missionari, per usare una espressione tanto cara a Papa Francesco. E quindi questo invito poi diventa effettivamente un movimento. Giona, qui non l'abbiamo ascoltato, ma prima si rifiuta di fare questo. Qui abbiamo già visto e ascoltato quello che fa Giona nella sua versione convertita, ma prima lui si rifiuta. Perché devo andare a Ninive? Perché devo andare in mezzo a questo popolo di peccatori, assassini, guerrafondai, adulteri, malvagi? Io lì non ci vado. Così inizialmente dice a Dio Giona, ma poi il Signore con pazienza lo richiama e Giona decide di andare, e va e porta questa parola,
ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Cioè sta dicendo sostanzialmente a questa gente, guardate che state buttando la vostra vita, state sprecando la vostra vita, cambiate strada o cadrete nel burrone che è davanti a voi. Questo significa ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Cioè vi state autodistruggendo, sta dicendo, cambiate via. Ecco, una parola certamente dura, forte, ma che è efficace. Credettero a Dio. Quella parola li tocca, li colpisce. E Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. Perché quella parola che Giona porta non è la sua, è la parola del Signore. Ed è una parola efficace, una parola che sveglia, ma anche una parola che dimostra che Dio ci tiene davvero a te, che gli stai a cuore, che la tua vita non è indifferente per Lui e non vuole che la sprechi o la rovini. Ecco, chi ti vuole bene davvero non te le fa passare tutte. Se sbagli te lo dice. Noi chi cerchiamo in fondo? Qualcuno che ce le faccia passare tutte? Di chi ci circondiamo? Di persone che ci dicono sì hai ragione, va bene, è come dici tu? Oppure di persone che vogliono il nostro bene e quindi sono anche capaci di portarci una parola scomoda, una parola che magari facciamo fatica sul momento ad accettare, ma che poi vediamo che è una vera dimostrazione di amore, perché in fondo è esattamente quello che ha fatto Giona con i Niniviti. Non continuate a camminare in quella direzione, perché in quella direzione c'è il baratro, c'è un precipizio. Cambiate strada. Infatti, conversione, che è una parola centrale nelle letture di oggi, è la parola che significa in greco metanoia, vuol dire cambiare il modo di pensare, avere nuove priorità, capire, potremmo dire, cosa conta davvero nella vita. Quante volte diamo peso a ciò a cui non dovremmo dare peso, perché non è lì la questione, non è lì il centro. E magari ignoriamo invece ciò che è proprio essenziale. Ecco, la conversione è capire cosa conta davvero nella vita. Cambiare il modo di pensare, di leggere la realtà, di leggere i pesi in gioco. E poi la parola, no, convertere, in latino, significa proprio cambiare strada. È un'inversione a U, cambiare il modo di vivere, è un cambio di rotta, un cambio di vita. E nel Vangelo di Marco, lo abbiamo ascoltato poco fa, è il primo appello che Gesù fa. Le primissime parole che Gesù dice, una volta iniziato il suo ministero pubblico, dopo che Giovanni fu arrestato, sono esattamente queste. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Anche in questo caso, convertitevi, questo appello. Noi ci sentiamo effettivamente bisognosi di conversione. Se la conversione è quello che ho appena detto, il cambiamento del modo di pensare, di concepire le priorità, di dare peso alle cose veramente importanti e di lasciare andare, di lasciar correre, quelle secondarie su cui invece tante volte ci impuntiamo, no? E diventa un caso di Stato, una cosa da niente, perché hai lasciato una cosa in un modo piuttosto che in un altro, o non hai fatto la procedura esattamente in casa, come doveva essere fatta, e quindi c'era poco sale nella pasta, e su cose da niente poi si scatena, no? Un putiferio. Ecco, noi ci sentiamo bisognosi di conversione, e questa è una domanda che possiamo rivolgerci. Quando penso a ciò che manca nella mia vita, a cosa penso? Ecco, adesso, ma 30 secondi, ma anche meno, di silenzio in cui ciascuno pensa. Se dovessi rispondere a questa domanda, cosa direi quando penso a quello che manca nella mia vita? Cosa vorrei avere di più nella mia vita?
io vorrei avere più, puntini puntini, qualcuno potrà aver pensato forse a dei beni materiali, o qualcun altro alla salute, vorrei avere più salute, qualcuno avrà pensato al conto in banca, vorrei avere più soldi, e vorrei avere più tranquillità, forse qualcuno avrà pensato più pace. Ecco, qualcun altro potrebbe aver pensato questo, vorrei avere più, mi manca nella mia vita la capacità di amare. Ecco, è la buona strada verso la conversione, quando uno si rende conto di non riuscire ad amare come vorrebbe, non riuscire a volere bene agli altri, a Dio come vorrebbe. Questo è il primo passo per la conversione, e cominciare a desiderarlo, cominciare a chiederlo, perché il Signore compie esattamente questo nella nostra vita, ci rende capaci di amare. In fondo, perché siamo qui a messa? Perché è sabato, domenica, bisogna andare, perché siamo cristiani e per tradizione è una cosa che facciamo, o perché in fondo ci rendiamo conto di avere bisogno di essere salvati? Ci rendiamo conto di avere bisogno di fare un rifornimento di amore, un rifornimento nutrendoci di Dio che ci permetta poi, usciti dal di qui, di vivere come persone nuove, più capaci di volere bene agli altri. Perché la messa è in fondo veramente questo, entrare nella vita di Dio, ascoltare la sua parola, ricevere il suo corpo e il suo sangue e poi uscire, andare, rinnovati. E sarebbe interessante vedere come entriamo e come usciamo. Se entrassimo esattamente nello stesso modo, se uscissimo nello stesso modo in cui siamo entrati, qualcosa non ha funzionato. Vuol dire che la grazia non ci siamo fatti raggiungere veramente. E non parlo anzitutto dell'omelia, perché il centro della messa, il centro non è l'omelia, il centro è quello che avviene sull'altare. E quindi parlo anzitutto della consapevolezza di quello che avviene su questo altare. Quando Dio scende in mezzo a noi, si rende presente, si dà a noi, si offre, prendete, questo è il mio corpo, mangiate, bevete, questo è il mio sangue, questa è la mia vita, sono io, mi dono a voi. E allora se abbiamo in noi Dio, se abbiamo in noi la sua parola, poi saremo capaci veramente di riordinare le priorità della nostra vita, di dare importanza a quello che conta davvero, di lasciare scivolare le cose secondarie, non fondamentali. Saremo più capaci di amare, perché in fondo è questo il grande cammino della vita cristiana, crescere nella carità, crescere nella capacità di amare, crescere nella capacità di prendersi cura, di volere bene. Ecco, la parola di Dio, più ce ne nutriamo, più ci rende capaci di questo. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo al Padre Celeste le nostre preghiere, le nostre invocazioni, dicendo: ascoltaci, o Signore. Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, perché amino ogni giorno di più le Sacre Scritture e, meditandole profondamente, possano condividerle con gioia alle persone loro affidate. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i lettori e i catechisti, affinché, approfondendo ogni giorno la parola di Dio, la accolgano con fede e la trasmettano con le parole e con la testimonianza della propria vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i genitori, perché illuminati e rafforzati dalla parola di Dio, abbiano la sapienza per educare i propri figli, trasmettendo loro la fede in Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutta la Chiesa, che ascolta la parola del Signore, perché crescano in unità e nell'attenzione ai più bisognosi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità e per ciascuno di noi, il Signore Gesù, che ci chiama alla conversione e a essere Suoi discepoli, infonda in noi il coraggio di intraprendere un vero cammino di rinnovamento interiore e ci renda capaci di un'autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Padre, le nostre preghiere, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Insieme al pane e al vino che sull'altare diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, vengono portate in processione le preghiere composte oggi pomeriggio dai ragazzi che hanno partecipato all'incontro del gruppo giovani. Sono preghiere che salgono a Dio attraverso l'intercessione di Santa Gianna Beretta Molla, di cui oggi abbiamo conosciuto la storia. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, ricorda il tuo nome in questo sacrificio, allora gloria del suo nome.
Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio, accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Signore, Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno e risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni in Cristo Gesù Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa a una sola voce cantiamo. Santo, sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicolò e tutto l'ordine episcopale. Perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, Filippo, Silvano, Giuliana, Luigi e Pierina, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donami la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma dico soltanto una parola e io sarò salvato.
Canto a pagina 94. Cosa mi manca, Signore, per dirmi capace di amare? La gioia io sento dal cuore, ma dimmi che devo fare. Io voglio seguire, Signore, i tuoi passi e vedo una strada piena di sassi. Mi dici che l'uomo di fede cammina con te. E certo sì, forte con te io sarò. Mi lascerò chiamare per nome e riflettermi negli occhi tuoi. Se vuoi con te, per te vivrò. Per essere contento mi lascerò cercare per te. La tua luce viva in me. Se vuoi con te, sei tu, mi lascerò chiamare.
Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Proprio per favorire questo contatto, questa amicizia, potremmo dire, con la parola di Dio, con le Sacre Scritture, io ho pensato di offrire a chi appunto ancora non ce l'ha il pane quotidiano, quel libretto con la parola di ogni giorno, col Vangelo e le letture di ogni giorno, e il commento di Don Oreste Benzi, del servo di Dio Don Oreste Benzi, lo trovate in fondo alla chiesa, potete prenderne, direi, uno per famiglia, liberamente, chi non l'ha già preso, che permettiamo a chi ancora non conosce questo sussidio di così farci un po' amicizia, ed è molto utile questo, la mattina trovarsi o anche nel pomeriggio 10 minuti per fermarsi, leggersi il Vangelo del giorno, il commento di Don Oreste, ecco, quei 10 minuti saranno un toccasana per tutta la giornata, cambieranno probabilmente il tono della giornata, perché vuol dire iniziarla veramente nel nome del Signore. E altro avviso, domani ci sarà alle 16:30 nella chiesa di Stella Maris a Fontanello un concerto del corpo bandistico di Mondaino e del coro Per la Verde di Riccione dal titolo La colonna sonora delle feste, Sinfonie d'inverno, nell'ambito della rassegna corale dai cori al cuore. E questo, come dicevo, è la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, quindi ecco, possiamo intensificare le nostre preghiere per questa intenzione, che normalmente non è tra le cose che pensiamo, a cui pensiamo spesso, di cui pensiamo di dover pregare perché avvenga questa unione, questa comunione con tutti i nostri fratelli battezzati, però è la settimana giusta. E chi volesse anche partecipare alla celebrazione ecumenica, quindi un momento di preghiera insieme, si svolgerà quest'anno nella chiesa della Colonnella a Rimini, e giovedì 25, proprio il giorno in cui si conclude questa settimana, alle ore 21, con la partecipazione del Vescovo Nicolò e anche dei rappresentanti delle altre chiese e delle altre comunità ecclesiali presenti nella nostra diocesi di Rimini. Vi do infine così notizia di aver ricevuto una lettera da parte del custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, dei Frati Minori, dove ci ringrazia, carissimo Don Stefano e carissimi parrocchiani della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, il Signore vi dia pace. Poi una lettera un po' più articolata, comunque ci ringrazia per quello che abbiamo inviato, la raccolta che abbiamo fatto durante il tempo di Avvento, i 3.150 euro che sono stati inviati proprio a sostegno dei cristiani di Terra Santa. Quindi è un bel momento quello della riconsegna di quello che abbiamo potuto seminare. Penso che l'obiettivo principale è proprio crescere in questa comunione che ci fa sentire fratelli nei confronti dei nostri fratelli appunto nella fede che sono in Terra Santa. Una preghiera la diciamo anche per i chierichetti che domani un gruppettino di loro parteciperà al ritiro, al primo ritiro dei chierichetti voluto proprio dal Vescovo Nicolò dopo aver assistito al mese di maggio qui da noi, ha visto tanti chierichetti, ha detto sarebbe bello poter fare qualcosa insieme nella diocesi, e quindi nasce questo primo momento a cui parteciperanno tante parrocchie della nostra diocesi, ciascuna con i propri chierichetti. Anche noi siamo una bella rappresentanza, e quindi così che possa essere un bel momento per i nostri bambini e ragazzi. Ora riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi comandamenti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
canto a pagina 116. Un amico grande, grande, i più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re. Se io credo, lui è sicuro e non ha paura mai, è l'amico più sincero, sai, e ti segue ovunque vai. Ho un amico grande, grande, di più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re. Però talvolta lo scudo che voglio fare da me, ma crolla presto il mio mondo, perché lui è più forte di me. Ho un amico grande, grande, di più giusti non ce n'è, mi ha donato tutto il mondo, è più forte anche di un re. Una volta io credevo di poter amare da me, non pensavo e non sapevo che non può nemmeno un re. Però talvolta lo spunto voglio fare da me, ma tra la peste il mio amore.